Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di Shelly. Se vi ricordate, ne abbiamo già parlato un annetto e mezzo fa, abbiamo testato un paio dei loro prodotti. Shelly è una ditta bulgara che produce prodotti dedicati al mondo della domotica. È una delle mie ditte preferite perché produce prodotti che sono veramente di buona qualità a un prezzo che è leggermente superiore rispetto ai prodotti cinesi, ma vi posso garantire che non hanno niente a che fare con i prodotti cinesi, sono due passi avanti. Allora, all'epoca avevamo provato lo Shelly 1 e lo Shelly 2. Lo Shelly 1 era l'apparecchio che si collegava alle luci e lo Shelly 2 che era il relè a due canali, che era quello che si collegava ai motori delle tapparelle. Oggi testiamo lo Shelly 2.5, che è la versione aggiornata dello Shelly 2.0. È migliorato tantissimo. Prima di parlare però dello Shelly 2.5 vi do un consiglio: andate a visitare il sito della Shelly, si chiama shelly.com, il sito è completamente in italiano. Mi sono spaventato da quanti prodotti producono adesso, all'epoca producevano soltanto lo Shelly 1 e lo Shelly 2, adesso ne producono minimo una ventina. La cosa bella è che producono questi prodotti che si possono collegare all'impianto elettrico già esistente, quindi non dobbiamo stravolgere niente in casa, si collegano tranquillamente in 5 minuti ognuno dei loro apparecchi. Ora torniamo a parlare del nostro apparecchio, che hanno migliorato tantissimo rispetto alla versione precedente. Hanno migliorato sia il reparto hardware che quello software. Allora, il reparto software è l'applicazione. Hanno implementato nuove funzionalità, come quella di poter alzare e abbassare la tapparella a una percentuale che vogliamo, possiamo dirgli alza la tapparella del 30, abbassa del 40, e farà tutto in automatico, e poi anche la compatibilità con Alexa e Google Home Mini. Avevo avuto un po' da tribulare con la versione precedente, invece adesso si configura in maniera automatica. E poi anche il reparto hardware, hanno migliorato anche l'hardware, praticamente hanno rimpicciolito il prodotto, quindi più comodo da utilizzare quando dobbiamo inserirlo nella scatoletta 503 delle nostre prese. E in più hanno migliorato, la cosa che mi è piaciuta veramente veramente tanto, è la scheda Wi-Fi. Pensate che di tutti i prodotti che ho testato finora, se siete iscritti al mio canale sapete che ne ho testati di diversi che si collegano ai motori delle tapparelle, nessuno era riuscito ad arrivare fino al garage di casa mia. Quindi adesso posso anche alzare e abbassare la serranda del garage, in maniera domotica. Con gli altri prodotti non ero veramente veramente riuscito. Con questo riesco a beccare un'attacca, ma in maniera molto stabile. Io ho un mesetto che lo utilizzo e non ho ancora sbagliato un colpo. In questo video vedremo come si effettua il collegamento dello Shelly all'impianto elettrico e poi daremo una rapida occhiata all'applicazione, perché ci sono delle impostazioni che dobbiamo conoscere bene e inserire per farlo funzionare al meglio. Siamo pronti per vedere il collegamento dello Shelly con la presa della corrente, il motore e il pulsante sali e scendi. Come vedete, il primo collegamento che vedremo è il neutro, quindi è quello segnato con la lettera N, il primo a destra. Il neutro, che è sempre il cavo blu, andrà collegato sia al blu della corrente che a quello del motore, quindi faremo un ponte tra il motore, il cavo dell'alimentazione e poi lo collegheremo al neutro. Secondo collegamento che faremo è quello, come vedete, della I, quindi sarà interruttore, quindi collegheremo questo innesto a uno dei due cavi dell'interruttore, quello che posto o sopra o sotto, è indifferente. Secondo collegamento, collegheremo il cavo che arriva dal motore. I cavi che arrivano dal motore sono marrone o nero, possiamo collegare quello a nostra scelta, quindi o marrone o nero. Poi collegheremo la fase, come vedete ce ne sono due, quindi dovremo fare un ponte e dividerlo in due, quindi la fase, che è il marrone o il nero che esce dalla corrente, andremo a puntellarlo con l'interruttore, quindi vuol dire che dovremo portare la corrente all'interruttore e poi lo collegheremo a tutte e due questi morsetti in questa maniera. Quindi la fase farà un ponte che va all'interruttore e poi a tutte e due questi morsetti. Il penultimo morsetto è quello sempre del motore, quindi collegheremo l'altro cavo che arriva dal motore. Quindi se qui abbiamo collegato ad esempio il marrone, qui chiaramente collegheremo il nero. Poi non ci resta che l'ultimo collegamento chiaramente I, quindi è quello qua, io ho segnato come interruttore, quindi andrà all'altro capo del pulsante. Quindi ricapitoliamo, i cavi del motore sono 4, uno è la terra e va bene, non l'ho segnata ma andrà direttamente
collegata alla terra nella scatoletta. Poi cavo marrone e cavo nero. Cavo marrone, cavo nero, qui e qui. Cavo blu andrà ponticellato con il neutro che arriva dalla corrente e poi andrà inserito nel primo morsetto. La fase invece andrà ponticellata, come vedete, che sarà quella marrone o nera, e dovranno uscire tre cavi, quindi due andranno qui, come vedete, in questi due inserimenti, e l'altro andrà a portare la corrente all'interruttore. Prima di vedere anche come ho effettuato il collegamento dal vivo, vi faccio vedere la differenza tra Shelly 2 e Shelly 2.5. Come vedete, lo Shelly 2.5 è più basso, ecco, così a filo, più piccolo anche di 2-3 mm sia nel laterale ma anche nella lunghezza. Allora, questo è il cablaggio che ho fatto. Tanto per iniziare, vediamo che dal cavo della corrente arriva cavo blu, neutro, cavo marrone, fase. Allora, come vedete, ho ponticellato il neutro con due cavi, uno blu e uno azzurro. Tutti i cablaggi li ho fatti di colore diversi per farvi capire meglio. Come vedete, ponte blu scuro e chiaro. Il chiaro va a dare il neutro, come vedete, allo Shelly. Il cavo blu scuro invece va direttamente al motore, come vedete, è quello che si aggancia direttamente al motore. I cavi viola, come vedete, sono il secondo e l'ultimo, sono quelli che andranno al pulsante, come vedete, servirà per darci l'impulso al pulsante, quindi per attivare il pulsante. Poi abbiamo il cavo marrone o nero, dipende, che vanno direttamente al motore, qui possiamo scegliere noi se inserire il marrone o il nero, e quell'altro andrà, come vedete, al penultimo cablaggio. Quindi questi due cavi, il terzo e il penultimo, andranno collegati direttamente al motore, come vedete, sono questi due. Chiaramente gli altri due invece sono quelli che vanno collegati alla fase. Come vedete, fase in entrata. Qui ho creato un ponte con tre fili, uno va direttamente all'interruttore e gli altri due direttamente allo Shelly 2.5. Prima di chiudere voglio farvi vedere le tre impostazioni principali per far funzionare il nostro Shelly in maniera perfetta. Chiaramente facciamo partire lo Shelly, prima cosa dobbiamo creare una stanza e collegare un apparecchio. Una volta che abbiamo fatto questo andiamo sull'apparecchio, quindi come vedete garage. Questa è la schermata principale, come vedete qui vedremo i consumi del nostro Shelly, come vedete io l'ho utilizzato due volte nell'ultima ora, e quindi queste sono le due barre dei due consumi. Qui possiamo decidere se aprire o chiudere lo Shelly, come vedete se vado in alto, adesso la tapparella si sta aprendo, posso sia metterla in pausa che o andare direttamente sul chiuso, quindi posso anche schiacciare chiuso e la tapparella in questo momento si sta chiudendo. Tramite questa barra invece, vedete, close e open, posso scegliere la percentuale di apertura della tapparella. Come vedete, se io posso arrivare fino a qua, 49%, ora la tapparella si aprirà fino al 49%. Come vedete l'icona è su aperto, quindi vuol dire che in questo momento si sta aprendo. Torno indietro e ora, come vedete, chiuso, la tapparella si sta chiudendo. Allora, la prima importante funzione è questa. Dobbiamo andare su Application Setting. Questa, come vedete, prima, come vedete qua in alto, prima voce, questa è fondamentale per far funzionare Alexa e Google Home Mini al nostro Shelly, altrimenti non si effettuerà il collegamento, la sincronizzazione. Le altre impostazioni sono chiaramente qua, in basso a destra, dove c'è la lettera I, impostazioni. Allora, la prima fondamentale è su Mood. Andiamo su Mode, scegliamo la seconda voce che è Roller Shooter. Roller Shooter sarebbe motore tapparella. Facendo questo, cosa abilitiamo? Abilitiamo la funzione del pulsante, quindi cosa vuol dire? Che non possiamo schiacciare tutti e due i pulsanti insieme. Quindi se stiamo alzando la tapparella e poi schiacciamo la tapparella verso il basso, si spegnerà
come si chiama, l'attivazione del pulsante verso l'alto e partirà quella verso il basso. Chiaramente al contrario, se stiamo facendo scendere la tapparella e schiacciamo il pulsante verso l'alto, si chiuderà il collegamento, l'impulso del pulsante verso il basso e si attiverà l'alto. Invece con questa funzione cosa serve per i punti luce, quindi vuol dire che possiamo utilizzare tutte e due i pulsanti insieme, quindi se lo facciamo con un motore andremo in cortocircuito. Poi c'è button type, qua è una cosa che dobbiamo scegliere noi, ci sono i vari tipi di pulsante, io ho scelto questo, che schiaccio una volta, il motore si attiva, lo schiaccio la seconda volta, si blocca, schiaccio una terza volta, scende e con la quarta volta bloccherò ancora la tapparella. Un'altra impostazione veramente importante è la calibrazione. Dov'è che è? Che è questo. Se non effettuiamo questa calibrazione, non possiamo aprire e chiudere, aprire lo Shelly o chiuderlo chiaramente nella percentuale che vogliamo noi. Quindi non si formerà. Questa barra, potremmo soltanto aprire o chiudere la tapparella. Quindi attiviamo questa funzione perché è veramente importante. State attenti quando attivate questa funzione perché lui si farà un calcolo per tre volte la tapparella si aprirà e si chiuderà, perché questo gli serve a lui per calcolare la tempistica, perché chiaramente la percentuale lui la calcola tramite la tempistica. Poi molto importante anche questo, Factory Reset. Se dobbiamo spostare lo Shelly da una linea Wi-Fi a un'altra, quindi se dobbiamo o vendere lo Shelly o spostarlo in un'altra casa, dobbiamo per forza fare Factory Reset, oppure lo Shelly, quando lo collegheremo su un'altra rete Wi-Fi, non funzionerà. Queste sono le funzioni principali. Siamo giunti al termine della recensione, spero che la recensione vi sia piaciuta, che vi sia piaciuto il prodotto quanto è piaciuto a me. Iscrivetevi al canale ancora se non l'avete fatto, attivate la campanella così sarete informati col mio prossimo video. Buona giornata.